Nel campo base, gestito dalla Croce Rossa Italiana e dalla stessa Protezione Civile ad Avezzano, sono oltre 1000 gli afghani presenti in un clima che con il passare delle ore è sempre più sereno. I profughi vengono visitati, assistiti, accuditi e vaccinati con l'ausilio di medici e mediatori. Questa mattina il risveglio, diciamo, ci riempie di positività, perché abbiamo avuto già il secondo gruppo di persone che può lasciare questo campo, che voglio ricordare è temporaneo, quindi dovrebbe durare solo pochissimi giorni. Continuano ad esserci tantissimi bambini, noi abbiamo 460 minori e circa 320 sono al di sotto dei 12 anni, per loro abbiamo approntato anche delle ludoteche e poi c'è un grande parco tra virgolette giochi all'aperto, iniziano a riprendere un po' la normalità. La permanenza media è di circa 48 ore. 5 giorni negli alberghi a completamento dei 7 giorni di quarantena. Attualmente sono circa 1150, quindi come vediamo già cominciano a scendere. Hanno bisogno di riprendere i contatti con i loro affetti. Non è mai mancato questo, però per alcuni giorni abbiamo preferito, anche per questioni di riservatezza e anche di sicurezza, limitare un po' i loro contatti all'esterno. Ma adesso piano piano la normalità, insomma, deve rientrare anche nelle loro vite. Del resto l'Italia per loro rappresenta davvero un nuovo inizio. Per quanto riguarda le problematiche maggiori che sono state riscontrate in questo primo periodo, quali sono? Sembrerà strano, ma problematiche particolari non le abbiamo registrate. Innanzitutto possiamo aggiungere che non c'è alcun positivo, tranne quei piccoli, non lo so, quelle piccole patologie normalissime che non sono legate alle questioni Covid. Indossano tutti quanti la mascherina. Abbiamo raggiunto, anzi, la struttura del generale Figliuolo ha raggiunto, credo, un importante risultato, perché sono 700 le persone già vaccinate e poi quelle cose normalissime, hanno bisogno, ecco, di ristabilire, come dicevo prima, i contatti, di riprendere la normalità, di cominciare a pianificare e a programmare quello che può essere il loro futuro. Però di particolari problemi non sono state registrate, non sono state riscontrate. Secondo il programma, l'hub dovrebbe chiudere entro il 2 settembre prossimo. Questa struttura è stata aperta con l'intento di durare pochissimi giorni e quindi noi pensiamo che nel giro di 4-5 giorni tutti gli ospiti verranno riallocati in altre strutture con tempi medio lunghi, e noi già da questo pomeriggio iniziamo a smontare le prime strutture approntate, perché il campo 1 che vede qui alla sua destra è già, può essere svuotato entro la giornata.